del sesto e settimo municipio, c'è la cooperativa San Michele, c'è la fondazione Chloe, c'è Agricoltura Nuova, c'è Sinti Error, una cosa del genere, me lo ricordo mai, Sintax, che lavorano nei carceri, insomma molti li dimenticherò, ma vorrei ringraziare tutti, 100 passi, ANIEP, e poi magari ognuno, se chi vuole intervenire, dirà anche chi è. Volevo puntualizzare alcune questioni. La questione dei beni confiscati alle mafie è una questione che oggi diventa irrinunciabile per tutto quel movimento etico, pulito di cittadini che si occupano, come dico io, di cittadinanza attiva, nel senso che non vogliono più delegare una serie di servizi a istituzioni come la Regione Lazio o il Comune di Roma, che non solo è silente, come è stato denunciato, ma stanno provvedendo a una riorganizzazione ideologica di un sistema sociosanitario che è devastante. La Belviso taglia l'assistenza domiciliare del 35% ai disabili. Verranno accorpati, secondo i codici sanitari, in gruppi di 5, i medi, e come se fossero pacchi e non pezzi di storia, cittadini che hanno diritti, accorpati per risparmiare con gli operatori. L'assessore Forte alla Regione Lazio, invece di pensare a servizi sempre più vicini ai cittadini anziani, ai giovani, ai bambini, ai disabili, fa l'accorpamento dei piani di zona, quindi crea dei mini governatoriati che lui chiama oasi, che sono i consorzi pubblico e privato. Quindi cittadini, immaginatevi che 4 municipi di Roma diventano un'oasi. Questo significa quasi 1 milione di abitanti, e vorrei sapere poi chi si occuperà dell'anziano solo o del disabile che non verrà più rialzato dal letto perché la Belviso diminuisce gli operatori di assistenza domiciliare, e per i più gravi significa morire nel proprio letto. Allora noi non vogliamo più delegare, e nella proposta regionale sull'agricoltura sociale uno dei punti fondamentali è l'utilizzo per il sociale dei beni confiscati alle mafie. Libera ha fatto in questi anni moltissime azioni di denuncia, azioni di informazione, anche un censimento dei beni. Noi però sappiamo che questo censimento è incompleto. Ancora oggi né i consiglieri comunali all'opposizione né alla Regione Lazio sono in possesso di un elenco vero. Questo è criminale, cioè, noi sappiamo, faccio un esempio, 3 mesi fa ho saputo che un magistrato ha sequestrato 180 appartamenti tra Mentana e Monterotondo, per cui la portata e la quantità di questi beni ci sfugge, è una quantità enorme, parliamo di centinaia di ettari di terra, di casali, di appartamenti, di aziende, di bar, di palestre, di cinema, stiamo parlando di veramente di un altro mondo. Allora, non solo non si sa quanti sono utilizzati di questi beni, questo bene da anni giace, no? E che cosa avviene? Quando i beni non vengono utilizzati con l'omertà complice di chi amministra, dopo un po' rientrano in mano anche alla criminalità, e anche questo è il rischio, oltre quello di darlo agli amici degli amici, come ha denunciato Tonino D'Annibale nel suo intervento, attraverso altri tipi di operazioni, cioè nominando dei tutori, è anche successo che familiari di mafiosi, di malavitosi a cui sono stati confiscati i beni, sono ridiventati tutori. Noi quindi, anche attraverso i suggerimenti di Libera, dobbiamo anche incidere su un punto, che è quello che il bene, quando viene sequestrato, perché dal sequestro alla confisca passano anni, possa essere preassegnato a cooperative sociali, ad associazioni che diventano loro i tutori dei beni, e che quindi saranno i cittadini che vigileranno su un uso sociale come vuole questa legge, che è una grande legge quella che è stata fatta nel 91 sui beni confiscati, e una legge ancora scarsamente applicata. Quindi con oggi io credo, e lascio la parola credo a Pelonzi, al consigliere comunale Pelonzi,
Da oggi dobbiamo segnare un passo diverso, cioè deve nascere un movimento che non dice solo basta alle assegnazioni queste illegali e mafiose di Alemanno, senza trasparenza. Vogliamo che ritornano ai cittadini questi beni, e lo strumento che abbiamo per quanto riguarda una parte del sociale è il sostegno alla legge per l'agricoltura sociale. Grazie. Oh, ovviamente ha dimostrato.